Mi chiamo Laura Roncagli, sono una volontaria, sono la presidente di Agire Sociale, Centro Servizio Volontariato e appartengo all'associazione Dammi la Mano, Famiglie Affidatarie Adottive, di cui sono socia fondatrice, un'associazione che si occupa di tutela dei diritti dei minori e in particolare sosteniamo le famiglie affidatarie adottive. E ho partecipato nel 2018 al master, alla scuola estiva, al master tutela dei diritti dei minori e protezione dei minori nel 2018 dal titolo Quando una strada non c'è, inventala. Ho partecipato a questo percorso perché ritengo che il volontariato e quindi il mondo che io frequento sia il luogo più adatto per costruire strade nuove, innovative, proprio perché si basa sulla gratuità, sul dono, sulla fantasia, che solo secondo me in questo mondo così particolare riesce ancora ad esprimersi. Ed è nato così, proprio da questa fantasia del volontariato nel 2010, un progetto che si chiama Volontariato Accogliente, un progetto di rete di sostegno alle fragilità familiari, perché sappiamo bene che sono i bambini e le mamme sole la parte più fragile della nostra comunità ed è di questo che dobbiamo occuparci se vogliamo il bene della nostra comunità. È nato questo progetto, che è un progetto importante di conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro, con anche il desiderio di poter intervenire da subito quando le famiglie manifestano i primi disagi, i primi malesseri. E poi si è adattato al mondo alla società, come è cambiata in questi anni. Abbiamo incontrato tanti bambini che nella scuola vivono la discriminazione perché sono stranieri, perché parlano male, perché i loro genitori non sono in grado di fare i compiti con loro e quindi si sentono diversi. Ed ecco che abbiamo creato anche tutto un mondo di aiuto compiti, con quattro punti di aiuto compiti. È chiaro che è un volontariato che da solo non può continuamente inventarsi, ha bisogno di essere formato. E da qui nasce Univol, che è l'Università del Volontariato di Ferrara. Sono solo sette le città che hanno Univol, dove cerchiamo di formare appunto i volontari, rendendoli sempre più capaci di affrontare le sfide, le nuove sfide, di leggere i bisogni del nostro territorio. E lo facciamo con UNIFE, e lo facciamo in particolar modo da anni ormai con Scienza dell'Educazione, con la quale abbiamo questa importante collaborazione e formazione del nostro mondo che deve riuscire a leggere i bisogni, ma anche a sapere stare con le fragilità, con le diversità, con tutte quelle, con un mondo che continuamente evolve e cambia. E anche quindi questa formazione è assolutamente importante e fondamentale. Oltre a questo, abbiamo un'importante collaborazione con Univol, anche con Unife, anche rispetto alla formazione dei cittadini che partecipano all'auto mutuo aiuto, che è una realtà molto particolare sulla quale Agire Sociale sta investendo molto in questi anni, perché è la capacità di cittadini che si sentono davvero diversi in quanto con patologie croniche o con lutti importanti o perché soffrono, affrontano dipendenze o hanno familiari malati o genitorialità difficili e complesse, come può essere appunto anche l'affido, ma anche la genitorialità adottiva o la genitorialità adolescenti, figli adolescenti. Insomma, situazioni particolari che caratterizzano momenti di vita difficili fanno sì che i cittadini cerchino di risolvere questo problema all'interno di un gruppo. E in questo caso la collaborazione con UNIFE, con il Dipartimento di Scienza dell'Educazione, anche questa dà un grosso valore, una grande respiro, una grande, è una grande opportunità.
per questo movimento, che è il movimento dell'auto mutuo aiuto, e quindi di persone che cercano il benessere. Ecco, la scuola estiva che ho frequentato nel 2018 è stato un percorso bello e molto importante per me, perché mi ha fatto capire, mi ha dato la conferma che è solo tramite la formazione, una continua formazione, una continua ricerca, che siamo capaci di affrontare queste caratteristiche, queste particolarità del nostro vivere. E la scuola estiva è stato un cammino fisico, nel senso che abbiamo camminato nei boschi, ma anche un cammino profondo interno fatto di emozioni, perché abbiamo vissuto la diversità, l'essere diverso, la fatica dell'essere diverso, la discriminazione, l'abbiamo vissuta insieme dentro. Ho avuto l'opportunità di incontrare persone stupende, di fare incontri indimenticabili, ed è stata una grande crescita per me, una grande opportunità anche di capire come io vivo questo mio ruolo all'interno proprio delle diversità, e come riuscire ad essere più efficace nella mia ruolo di cura, e anche nel mio inventare nuovi percorsi, nuovi progetti e nuovi approcci rispetto ai bisogni che incontro nella mia opera di volontaria.